quindi cosa bisogna fare se si è presa l'influenza e cosa fare per evitarla? Intanto bisogna riconoscerla, perché non sempre un po' di febbre o un po' di raffreddore è un'influenza. Di solito noi diciamo che l'influenza è quando uno ha anche dolori ai muscoli, alle articolazioni, ha dolori agli occhi, mal di testa, ha il raffreddore e il mal di gola e poi comincia a tossire. Ecco, per questo bisogna cercare di non prendersela, perché a un certo punto l'influenza prende anche i bronchi. Allora, se si prende l'influenza è meglio stare a casa, stare a riposo, prendere un po' di aspirina o semplicemente del paracetamolo. Di solito, se le cose vanno bene, soprattutto se si è vaccinati, la cosa si risolve in 3 o 4 giorni. Altrimenti si chiede aiuto al medico e il medico sa cosa fare: dare una copertura antibiotica, usare un antivirale, chiedere fare una lastra del torace, ma non tutti i casi, anzi nella gran parte servono poche cose che possono essere gestite a domicilio.